In attesa di pianificare il futuro, la famiglia D'Agostino comincia a pensare anche alla probabile sede del ritiro. È ovvio che in questo clima di grande incertezza le quotazioni delle sedi irpine siano salite a dismisura, senza contare che dopo questo lungo stop i tifosi hanno voglia di stare vicino alla squadra senza sorbirsi troppi chilometri per osservare gli allenamenti. Sturro, in questa ottica, resta in polle e il sindaco Vito Di Leo si dice prontissimo ad accogliere la squadra. Sì, certo che siamo prontissimi, la struttura è pronta, abbiamo fatto un restyling importante, l'abbiamo fatto ogni anno, ma quest'anno l'abbiamo fatto in maniera anche più approfondita, abbiamo riseminato tutto il manto erboso, è tutto nuovo, abbiamo sostituito le porte, abbiamo pitturato gli spalti, abbiamo fatto un lavoro, abbiamo sostituito le panchine, abbiamo fatto un lavoro importante, perché noi dovevamo ospitare, come credo tutti ne sono a conoscenza, che il 27 marzo dovevamo ospitare la nazionale italiana di calcio, l'Under 21, e quindi era un momento importante per la nostra comunità. Il campo già era in buone condizioni, adesso è un tappeto, è un biliardo. In settimana, tra l'altro, potrebbe esserci un sopralluogo, favorito anche dall'interessamento di Eziolino Capuano, deciso a restare in provincia. Noi siamo la nostra comunità, una comunità che sa accogliere, e tutti gli ospiti, tutti quelli che vengono, sono sempre ben accolti e ben accettati in questa nostra piccola comunità. Io al momento non so nulla di questa cosa, ma se il presidente D'Agostino volesse venire per un sopralluogo, potrà venire, io l'accompagnerò, lo porterò sul campo sportivo, gli farò visitare un poco le nostre bellezze, i nostri panorami stupendi, che in questo periodo, nel periodo di maggio, sono ancora più caratteristici, ancora più